Il mio ruolo è Mamoto, che viene da Okinawa, estremo sud del Giappone, parte molto caldo, che assomiglia un po' a Sardegna o Sicilia. E lui gira il mondo cercando segreti di longevità e salute, benessere, incontrando Marianna in Belgio, saputo di Sardegna e arriva con Marianna nell'isola e qui vede, incontra con Fidela, la tradizione di guaritrice sarde, vede la loro capacità di guarire con le erbe, con l'acqua, e sua idea e va seguendo ciò che suo nonno raccontava, nonno che è vissuto a 115 anni, che parlava del popolo eletto grazie alla sua acqua. E lui comincia a intuire che è forse è qui il popolo dell'acqua, e ci sono certe testimonianze che convincono Mamoto. Quindi, affascinato dall'acqua e dalle donne guaritrici, Mamoto è molto contento e ispirato. Diverse culture che si incontrano, cultura di stampo giapponese, Okinawa, Pacifico, e cultura di Gran Madre, culto di Gran Madre nel Mediterraneo. Origine e tradizione sono diverse, ma c'è qualcosa che uniscono: amore per la vita, fiducia nella natura, voglia di credere nella bontà, nell'origine di tutto, dove si incontrano a livello molto profondo, e questa amicizia è una delle cose più belle che trovo in questo film. E ci sono anche altre relazioni e incontri molto interessante, perché la tradizione di guaritrice sarde offrono tante cose. Isola di Sardegna offre tanti stimoli che va molto lontano e prima della questa civiltà, io credo. Io sono personalmente molto interessato anche nella leggenda del continente dell'Atlantide, e forse anche prima, 600 milioni di anni fa, cosa erano. Anche questo, in qualche modo, in eco lontano, nel brezza che passano adesso, accarezzando il mio viso, può sentire se una persona è pronta, è aperta e anche desiderosa di sentire queste ispirazioni. Un po' questo è cosa che io condivido con il professore Mamoto.